é pesquisador em semiótica na Universidade de Palermo, Itália. Ele lida com sócio-semiótica da cultura e da nutrição. Na sua atividade de investigação, para além da problemática da relação entre comida e identidade cultural, tem aprofundado as questões relacionadas com a identidade visual e marca com a análise das interações nas redes sociais e na internet em geral, com as representações mediáticas do cinema e desenhos animados. É, é, boa noite, senhor Francesco, na outra volta. É, boa noite. É, é, vou poder começar quando vou Vado a finire qui la presentazione. Eh, si vede lo schermo? Si vede il mio schermo? Sì. Perfetto. Intanto vi volevo ringraziare per la vostra accoglienza e per avermi inviato, e invitato e per aver pensato a me. Io sono eh, assolutamente onorato di questo invito e spero che eh, questa eh, lezione, insomma questa presentazione sia per voi interessante. Ovviamente sono sempre disponibile a eh, approfondire, discutere eh, degli argomenti di cui parleremo. Eh, quest'oggi eh, il nostro sarà eh, appunto l'incontro eh, il nostro incontro sarà dedicato ai cartoni animati, eh, mentre eh, quello della eh, volta successiva sarà dedicato al rapporto che lega il cinema e il cibo, sono due argomenti su cui io eh, ho Ricercato, ho fatto delle ricerche eh, per eh, dei lunghi anni e eh, quindi mi fa piacere condividere queste eh, ricerche con voi. Eh, intanto mi ripresento velocemente, eh, come ricercatore Università di Palermo, eh, a Palermo c'è un, un gruppo di semiologi eh, molto influente in Italia, uno dei più eh, numerosi gruppi di ricercatori eh, di semiotica che è guidato dal professore Marrone, eh, che eh, raccoglie eh, l'eredità eh, di un semiologo eh, lituano-bulgaro che si chiama Greymas è, è del nostro è del primo suo allievo eh, eh, che risponde al nome di Paolo Fabbri. Eh, quindi, eh, questa eh, quella che vi sto eh, descrivendo è una sorta di linea ereditaria eh, che parte da Gremas, passa per Paolo Fabbri e arriva fino al mio maestro Gianfranco Marrone. Eh, io, eh, appunto, eh, in Italia sono molto attivo. Eh, All'interno diciamo, della comunità semiotica mi occupo, eh, sono membro dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, di un circolo semiologico eh, proprio siciliano e del centro di Urbino che è un centro appunto, eh, assolutamente prestigioso eh, fondato peraltro da questo eh, nostro maestro che si chiama Greimas. La mia, identità, la mia ricerca appunto è dedicata a ciberidentità culturale, identità visiva, brand, insomma, fondamentalmente mi sono occupato eh, di eh, discorso scientifico, ho lavorato eh, nelle più diciamo, note eh, riviste per le più note riviste di eh, semiotica che ci sono in Italia, ovvero EC versus LXIA e sono anche nel comitato editoriale della International Journal for the Semiotics of Law che eh, approfondisce le tematiche legate al rapporto fra la semiotica e il diritto. Ho scritto quattro libri, uno dedicato al cartone animato di cui par eh, parleremo oggi, che si chiama Peppa Pig, eh, un altro legato alle interazioni sui nuovi media, sui media digitali, che si chiama Retorica Social, un altro ancora su, eh, sui cartoni animati e sul rapporto che lega gli animali ai loro padroni, che si chiama appunto eh, Cuccioli. E infine un libro collettaneo scritto con eh, vari colleghi delle università italiane e straniere eh, di semiotica eh, che prova a raccogliere i segni dell'Europa e quindi fa un'analisi eh, dell'identità europea che è uscito per Springer che è una delle case editrici eh, di scienze umane mh, Insomma, mh, molto importante. A questo punto eh, avete visto che appunto la mia expertise è molto varia, insomma, mi sono occupato di vari, eh, di varie, eh, di vari argomenti, e, appunto, il primo eh, punto metodologico che volevo affrontare è come, eh, come mai mi sono occupato di cartoni animati e qual è il senso appunto di studiare i cartoni animati eh, dal punto di vista semiotico. Vi porto un'idea che, che mi farebbe piacere discutere con voi, eh, eh, che pensa appunto il lavoro del semiologo come quello di, di un dilettante per professione. Questo è il titolo del libro del mio maestro, che si chiama Gianfranco Marrone, il quale ha scritto questo libro per cercare di definire un attimo quale poteva essere l'ambito e la competenza. Eh, di un appassionato, eh, di uno studioso di semiotica. Eh, eh, lui aveva riflettuto proprio sul fatto che una delle chiavi per leggere il ruolo che la semiotica ha rispetto alle altre scienze umane e che la semiotica mantiene rispetto anche alla società in generale è quello di essere una disciplina eh, antispecialista, cioè l'idea che la semiotica è una teoria della cultura, e che quindi nasce eh, eh, contro lo specialismo. Eh, ment eh, ho preso un piccolo brano da questo libro che mi sembra particolarmente significativo. Mentre lo specialista studierà sempre lo stesso autore del 400 e sarà esperto su questo autore del 400, probabilmente non capirà nulla. Del, del suo cugino minore, di un altro autore, di un, di un, di un altro personaggio dell della letteratura, sarà esattamente esperto soltanto di un micro argomento. Il semiologo è sempre al lavoro e questa cosa significa che in linea di principio qualsiasi fenomeno della vita quotidiana è sempre possibile, è sempre passibile di essere interpretato semioticamente. Non semplicemente perché il semiologo fa il saputello e vuole parlare di tutto, di cucina, letteratura, televisione, pubblicità, eccetera. Ma perché scommette che quelle cose lì apparentemente diverse fanno uso dei, sistemi, dei medesimi sistemi e dispositivi di significazione. Quindi, nella misura in cui il semiologo si occupa di significazione, non, eh, il su, la sua expertise non può essere limitata a un solo argomento, ma al contrario a ritrovare i pattern comuni che legano argomenti diversi e questi eh, pattern comuni hanno a che fare con la natura significativa del mondo. Un'altra cosa, un cosa eh, che appunto mi, fareva, mi faceva piacere sottolineare è questa idea che il semiologo sia un personaggio strano perché eh, è sempre al lavoro. Che cosa significa sempre al lavoro? Che occupandosi di teoria della cultura eh, egli può trovare spunto in qualsiasi ambito. Della, della vita quotidiana eh, in qualsiasi momento eh, della sua vita, qualsiasi eh, problema che gli sbatte contro, che incontra nella sua vita quotidiana, è passibile di essere, eh, di essere analizzato semioticamente. E in questa foto vedete mio figlio Nino? Che eh, quando ha scritto il libro era piccolo, ancora più piccolo, eh, eh, ed è stato lui ad ispirare questo lavoro sui, sui cartoni animati. Eh, io eh, ero, una, ero più giovane, stiamo parlando dei 2013-2014, quindi eh, un, po di, un po' di anni fa, e fondamentalmente avevo un lavoro precario, sia all'università eh, ma poi facevo anche dei lavoretti di editoria per cercare di portare a casa uno stipendio e, e lavoravo tutti, il, eh, tutti i giorni seduto sul, sul divano, mentre eh, mi occupavo anche della, della vita della, della mia famiglia e quindi anche del bambino piccolo, ecco questo bambino piccolo guardava sempre... Eh, questo cartone animato di cui adesso vi parlerò, che si chiama Peppa Pig, è eh, proprio perché il semiologo è sempre al lavoro. Mentre io eh, portavo avanti le mie ricerche, lavoravo su, eh, su dei libri, eccetera, eccetera, ogni tanto buttavo l'occhio su quello che stava facendo eh, mio figlio. Eh, butta l'occhio oggi, butta l'occhio domani. Fondamentalmente eh, mi è venuta eh, Un'idea di scrivere su questo cartone animato un primo test che è stato pubblicato da una rivista da una rivista culturale italiana molto famosa qui in Italia che si chiama Doppio Zero senza troppe. Pretese, cioè io pensavo di avere scritto un articoletto, insomma, su una cosa che mi aveva incuriosito, ma eh, ehm, questo articolo fa immediatamente il giro del web, diventa eh, da, dall'oggi al domani eh, l'articolo più letto di tutta la rivista, eh, cosa che appunto fa nascere una sorta di domanda di interpretazione eh, dei cartoni animati che, mi vie, che il direttore di questa rivista mi faceva per cercare di ripetere un attimo eh, questo. Eh, il successo di questo articolo. E da qui, appunto, nasce eh, il mio interesse per questo cartone animato. Eh, siccome questo cartone animato è eh, un cartone animato che dura soli 5 minuti, la mia proposta è quella di eh, guardare una puntata per poi appunto commentarla e, e, e discuterla insieme. Ve ne ho selezionato una molto interessante.